Buongiorno. È troppo forte? No. Intanto direi bentornato a casa tua, genio. Come tutti sappiamo, questa è la casa di Eugenio Pozzello Politico, la sua prima casa è l'amministrazione comunale. Ci teneva tantissimo affinché, insomma, Genio facesse un ultimo saluto alla sua casa. Quindi ho chiesto gentilmente a Tiziana e ad Alessandro, a tutta la famiglia, di poterlo salutare qui, e ho chiesto anche che, siccome la sala consiliare non è grandissima, dopo questo saluto faccia come giusto che sia, anche sia portato su per l'ultima volta a vedere quella che era la sala consiliare che lui aveva voluto e che aveva realizzato, mi raccontava sempre, con il contributo dell'onorevole Giuliano Amato. Buongiorno a tutti. Inizio col portare le condoglianze da parte mia e di tutta l'amministrazione comunale, ma dei tanti amministratori pubblici, dei tanti ex amministratori di Castellamonte, le più sentite condoglianze alla famiglia, a Tiziana, ad Alessandro, a tutti i nipoti, al fratello e alla sorella, e quindi a tutti i nipoti che vedo qui presenti. Inizierei con leggere, sono arrivati tantissimi messaggi, veramente tanti. Ne leggo qualcuno più significativo. Il primo è appunto, e non a caso il primo, è appunto proprio quello del presidente onorevole Giuliano Amato. Ci ha lasciato dopo una lunga vita Eugenio, una vita interamente dedicata agli altri, che ne ha fatto uno degli esponenti migliori della politica italiana del Novecento. È una politica che non c'è più e che per questo lo fa apparire eccezionale rispetto alla politica di oggi. Cominciò come sindacalista alla Fiat, fu poi dirigente locale e nazionale del Partito Socialista, quindi consigliere comunale e provinciale, e infine senatore della Repubblica, ad occuparsi in tale veste e non casualmente dei temi su cui si era formato in sede locale, dai lavori pubblici ai trasporti. Del Senato arrivò a diventare questore e ad entrare perciò stesso nel governo della sua istituzione. Era così che la politica del Novecento formava i suoi dirigenti, addestrandoli prima in sede locale, poi in sede nazionale, sui problemi di interesse collettivo, formandone le competenze e plasmando così i suoi dirigenti. Era un cursus che naturalmente selezionava i migliori, ed Eugenio fu fra questi. Non era un ideologo, era un riformista per vocazione e per formazione. I suoi problemi erano i problemi sociali e civili che vedeva intorno a sé, che lui per primo voleva discutere e approfondire con le persone che ne portavano il peso. Di qui le soluzioni, schiettamente riformiste, che migliorando l'oggi dovevano anche preparare un futuro migliore. Per tutta la vita è stato così, anche in questi ultimi anni, quando da tempo aveva lasciato gli incarichi pubblici. Tutti sanno quanto si è adoperato negli ultimi mesi per ottenere la possibilità di realizzare il nuovo Ponte Preti. Per questo è stato tra le figure migliori della politica su cui si è costruita la nostra democrazia. Chi teme oggi per le sorti della nostra, come di altre democrazie, rese fragili dalla perdita dei tessuti connettivi che le tenevano insieme e dal prevalere di posizioni radicalizzate, di aggregazioni politiche costruite più contro qualcuno che per qualcosa, segnala la necessità di ritrovare, magari in forme nuove, una politica come quella di allora. Eugenio rimane per questo un esempio da seguire e da imitare.
che riposi in pace, ma resti sempre nella nostra memoria. Giuliano Amato. Eugenio, o meglio genio, vecchio stampo, di quelli che prima di parlare si informano, studiano la politica, una scelta di vita. L'ho conosciuto bene, abbiamo difeso un'idea che ha reso l'Italia più libera e più civile. Un legno storto se immagini che il socialismo ti cambi la vita, e invece è così se ci credi. Eugenio è tra questi. Mai fuggito, moschetto al piede come gli alpini. Una passione violenta, totale, un amore, il socialismo. Riccardo Nencini è stato viceministro e segretario nazionale del Partito Socialista Italiano. Caro Eugenio, scrivo queste righe con il dolore di chi ha perso un amico e un grande compagno e con il rimpianto di non essere venuto a trovarti. Il rimpianto di non aver incontrato un caro amico, un socialista vero, un uomo con una profonda coerenza intellettuale e assoluta purezza di comportamento. Di non aver attinto, come ho sempre fatto in passato, alla tua grande passione e capacità politica e amministrativa. La notizia della tua scomparsa non può che provocare dolore nei tuoi compagni di viaggio, ma anche nei tuoi avversari politici, ma anche in tutto il mondo politico, amministrativo e sindacale che, anche se su posizioni diverse, ha costruito con te il futuro di questo paese. Abbiamo spesso parlato della resistenza, della tua esperienza di staffetta partigiana, di quei valori che condividevi con il mio caro papà. Tu nel Canavese, lui in Val di Susa. Il tuo legame ai valori del socialismo riformista è sempre stato in simbiosi con il tuo grande attaccamento alla tua terra, alla tua Castellamonte, al tuo Canavese, e li hai onorati con il tuo grande impegno come sindaco, come assessore alla provincia di Torino, come senatore. Eri un importante punto di riferimento, un esempio per noi giovani socialisti. Con tenacia e umiltà hai costruito la tua vita, la tua famiglia, il tuo percorso politico come servizio ai nostri cittadini. Non hai mai sottomesso il tuo essere socialista, la tua terra, il tuo essere amministratore, senatore della Repubblica a opportunismi, ambizioni o a convenienze. Prima di tutto venivano il popolo canavese, il popolo piemontese, il popolo italiano. Un socialista autonomista che non si è mai piegato rispetto ai partiti maggiori, fiero e orgoglioso di essere socialista. Sei stato generoso di cuore e di cervello, sempre disponibile al confronto. In queste ore mi vengono in mente tante tue battaglie politiche e realizzazioni amministrative. Sarebbe lungo elencarle, ma sono sicuro siano nei ricordi di molti. Grazie, senatore. Grazie sindaco, grazie Eugenio. Un pensiero a tua figlia Tiziana e al tuo caro nipote Alessandro, che hanno avuto la possibilità di averti come padre e come nonno. Non vogliamo dimenticarti, noi che ti abbiamo stimato e ti abbiamo voluto bene, ma sarà impossibile per tutti dimenticarti. Lasciati salutare, come abitudine tra i socialisti, con un fraterno saluto e dire a chi è venuto a onorarti e commemorarti, toglietevi il cappello. Toglietevi il cappello, passa un galantuomo, un socialista, il socialista senatore Eugenio Bozzello. Daniele Cantore, già segretario nazionale dei giovani socialisti, segretario della federazione provinciale del Partito Socialista, membro dell'Assemblea nazionale e assessore, già assessore regionale del Partito Socialista Italiano.
Caro senatore Bozzello, il nostro primo incontro è stato casuale, ma non per caso. La nostra intesa è stata da subito di quelle più belle e di empatia. Quel nostro colloquiare ci permetteva di parlare di tutto, dei tempi passati e di quelli moderni. Fatto sta che il sentimento di appartenenza e di comunità sono sempre state tematiche tanto care a lei e a quanto ci univano. Oltre ciò che era solo apparire di sì fatta società. In lei lo sguardo andava oltre e oltre quell'immaginario di società che si traduceva in bene comune. Sentimento pure autentico, parole che oggi risuonano prepotentemente e che si ergono a quel significato più vero del termine, attraverso la sua figura di grande uomo politico fatta di umanità e di senso civico. Oggi sicuramente sarà con Pertini, punto di riferimento politico, morale e di ideali con il quale non mancherete di giocare ancora una volta una nuova partita a carte. Voglio ricordarla così, con quel suo modo di porsi autentico e mai banale. Sempre a disposizione con tutti. Il segreto delle persone grandi è che non muoiono neanche dopo la loro dipartita. Ecco dove sta la grandezza. Ciò che lascia i posteri è la sua eredità di pensiero e di azioni, volte al bene del prossimo e per le generazioni future. La voglio ringraziare ancora una volta per avermi fatto conoscere l'associazione La Memoria Viva, di cui lei era presidente onorario e con la quale ho intrapreso un percorso comune. Già il nome in sé evoca l'importanza della memoria e di mantenerla viva. Ecco, la sua memoria, senatore, rimarrà viva e presente in chi ha avuto l'onore di conoscerla e di apprezzarne qualità umane e indiscusse. Buon viaggio, genio, che la terra sia lieve. Maria Teresa Chechile, ambasciatrice della Memoria Viva. Grazie. Bene, voglio chiudere i messaggi con un ricordo personale. Perché questo? Perché Genio non era solo stimato in Canavese, in provincia di Torino, in Piemonte. Voi sapete che io arrivo dalla Basilicata e anche lì aveva tanti amici. E parlavamo spesso con questi signori. Ieri sono andato a trovarlo a casa e dicevo appunto, Tiziana ricorda queste persone. Dicevo appunto che il mio professore, io ho un professore di scienze geografiche che si chiamava il professor Franco Adamo, che è stato sempre sindaco di un paese vicino al mio paese di origine, di Albano di Lucania, e poi è stato assessore in regione Basilicata, è stato nell'Assemblea Nazionale del Partito Socialista, eccetera. E con Franco, quando ci vedevamo d'estate, mi raccontava un sacco di aneddoti, di cose, di come si parlavano con Genio durante le assemblee nazionali. E assieme a lui c'era anche Daniele Piantore, un altro amico. Questo vuol dire cosa? Vuol dire che Genio ha lasciato una impronta non solo a livello locale, ma a livello nazionale, a livello generale. Di questo, Tiziana, Alessandro, tutti dovete andarne fieri. Il ricordo personale, intanto Genio mi chiamava, vero Carlo, Don Pasqua, quando arrivavo in comune, Don Pasqua. Il ricordo personale è legato a lui in modo indelebile, perché con lui, sindaco, eletto sindaco nel 2002, io sono diventato consigliere comunale. E da lì sono poi, purtroppo, con la dipartita di Eraldo Cresto nel 2003, Genio mi disse: Pasquale, vai in comunità montana, vai tu al posto di Eraldo in comunità montana, e poi si lavorò ed io diventai vicepresidente della comunità montana. Ecco, da lì è partito il mio percorso amministrativo. Il mio percorso politico è vecchio della mia età,
è vecchio di 60 anni, ma il mio percorso amministrativo, i miei insegnamenti amministrativi di genio sono partiti da lì. E mi fa piacere davvero vedere qua l'allora vice sindaco Carlo, Carlo Della Role, e non so se c'è qualche altro allora componente di quella prima amministrazione Bozzello, però ci sono sicuramente tanti suoi, come c'è Giovanni Mario che vedo lì, e poi ci sono suoi ex compagni di partito, c'è Piero De Meco, c'è Franco Cardusso che è stato sindaco con Genio che ormai invece era lanciato in lidi più grandi, e devo dirvi che con estremo onore il fatto che Genio abbia fatto il consigliere provinciale, l'assessore alla viabilità, dopo allora più nessun castellamontese è stato assessore in provincia. Le province sono diventate città metropolitane e io oggi gestisco una serie di deleghe, non ci chiamiamo più assessori, ci chiamiamo consiglieri delegati, ma gestisco per esempio la delega ai trasporti che Genio aveva in provincia e che io appunto gestisco in città metropolitana. Quindi ci sono anche insomma delle cose, delle vicende carine, e voglio raccontarvi questo. Io nel 94, l'ultimo mio ricordo personale, poi parliamo di Genio persona istituzionale. Nel 94 ci furono le elezioni a Castellamonte e io non fui candidato nella lista di Gino Giorda, chi c'è qua di Castellamonte si ricorda. Genio fece la sua lista. Il nonno di Filia, il nonno Minetto, non mi ha mica votato a me, ha votato Genio e me lo ha detto chiaro. No, io sono socialista e voto Genio. E quindi c'era un rapporto di fiducia di Genio con le persone, col suo popolo, con la sua gente. Il ricordo istituzionale di Genio, credo che le mie parole siano davvero poca cosa. Un signore che ha fatto 3 volte il sindaco a Castellamonte, 3 volte il senatore e poi il questore del Senato, che mi raccontava, non è una cosa che possono fare tutti. Cioè là o sei una persona seria e per bene, oppure il questore al Senato non lo fai. L'assessore in provincia di Torino, socialista coerente fino all'ultimo. Ma poi vogliamo parlare degli incarichi nel CDA della Sappi, la presidenza nella Croce Rossa, sindaco nel Parco Nazionale del Gran Paradiso, consigliere d'amministrazione della Sagat e di Italgas, cittadino onorario di Castellamonte nel 2017, Giovanni. Ah, ecco, c'è anche Paolo. Non vedo più Paolo, c'è anche Paolo Mascheroni qua, grazie Paolo. Cittadino onorario della città di Castellamonte, quindi è con tutta una serie di onorificenze. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che uno o se le merita, cioè una cosa può venire a caso. Tanti incarichi così non vengono a caso, vengono perché sei una persona seria. E quindi la cosa che voglio dire è che tutte queste cose, tutto questo, il curriculum che ho appena detto di Eugenio dice tutto da sé, non c'è bisogno di aggiungere altro. Come ho detto prima, andremo in sala consiliare. Io ci tengo, ho chiesto il permesso a Tiziana e ad Alessandro ci tengo che Genio veda ancora una volta la sua sala del Consiglio Comunale. Stamattina, discutendo sul gruppo che abbiamo di maggioranza, io ho proposto di intitolare la circonvallazione di campo Genio.
Io non so se voi siete d'accordo o meno, cittadini di Castellamonte, però io credo che le sia dovuta una cosa nella sua campo. Dopodiché, però questa è una cosa che va molto, è molto più alta, l'ha scritto il presidente Amato sul suo messaggio, Genio si è impegnato per il Ponte Preti, questa è l'ultima cosa che dico, Genio si è impegnato per il Ponte Preti. Io credo, abbiamo presentato qualche settimana fa il progetto, mi hanno garantito, poi dobbiamo vedere ai fatti se sarà così, che teoricamente entro fine 2025 partiranno i lavori, vero Mauro? Ce l'hanno garantito, ce li hanno detto. Partiranno i lavori del nuovo Ponte Preti. Proviamo anche lì a vedere cosa capita, però secondo me, insomma, un minimo di coordinamento e di richiesta per far sì che anche quel ponte sia intitolato a Genio, credo che se lo meriti. Io chiudo davvero con queste due cose. Vi ringrazio davvero tanto per aver partecipato, so che c'è tanta gente che va direttamente a campo e quindi su saremo sicuramente tanti di più. Vi ringrazio per aver partecipato e a questo punto da sindaco dico ciao onorevole Pozzello, ciao Genio, perché così ti chiamavo anche io.